Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Oggi è il mercoledì 24 marzo del 2021. Questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Io sono Nicodemo Fabiano, tuo servitore nell'amore di Cristo. Sono veramente privilegiato di poter leggere la parola del Signore insieme a te. Io spero che la parola ti stia parlando fortemente, potentemente al tuo cuore. Apri la Bibbia, ma apri innanzitutto il tuo cuore, perché la parola di Dio possa entrare nella tua vita. Oltre a leggere la parola, io voglio anche pregare con te e per te, nel nome di Gesù Cristo, a Dio Padre, attraverso la potenza dello Spirito Santo. Per farlo, ti invito a inviarmi le tue richieste di preghiera al 340-237-9339, c'è il numero anche in sovraimpressione, ma inoltre mi puoi anche dare il piacere di partecipare a Alba Nuova tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 del mattino, oppure dopo, quando la live è disponibile a tutte le persone che vogliono accedere, comunque e ovunque, sempre qui nel canale di Nicodemo Fabiano. Quindi andiamo a leggere la parola del Signore. Noi leggeremo due capitoli. Noi leggeremo il capitolo 22 e 23 di Levitico. Stiamo andando verso la fine di questo libro della parola di Dio, che così tanto parla profondamente della santificazione al nostro Signore. Quindi Levitico capitolo 22, parola del Signore. Il Signore disse ancora a Mosè: di ad Aarone e ai suoi figli che si astengono dalle cose sante che mi sono consacrate dai figli di Israele e non profanino il mio santo nome, io sono il Signore. Di loro, qualunque uomo tra i vostri discendenti che nelle future generazioni si avvicinerà in stato di impurità alle cose sante che i figli di Israele consacrano al Signore, sarà tolto via dalla mia presenza, io sono il Signore. Nessun uomo tra i discendenti di Aarone che sia lebbroso o abbia la gonorrea mangerà le cose sante finché non sia puro. Lo stesso accadrà a chi avrà toccato una persona impura per contatto con un morto o avrà avuto una perdita di seme genitale, o chi avrà toccato un rettile che l'abbia reso impuro, o un uomo che gli abbia comunicato un'impurità di qualunque specie. Chi avrà avuto tale contatti sarà impuro fino alla sera e non mangerà le cose sante prima di essersi lavato con il corpo, lavato il corpo con l'acqua. Dopo il tramonto del sole sarà puro e potrà poi mangiare le cose sante, perché io sono il Signore, io sono il suo pane. Allora, la parola di Dio dice, versetto 28, il sacerdote non mangerà carne di bestia morta da sé o sbranata, per non rendersi impuro, io sono il Signore. Osserveranno dunque ciò che ho comandato, affinché non portino la pena del loro peccato e muoiono per aver profanato le cose sante. Io sono il Signore che li santifico. Nessun estraneo mangerà le cose sante, nemmeno chi sta da un sacerdote o lavora da lui per un salario mangerà le cose sante. Ma lo schiavo che il sacerdote avrà comprato con il suo denaro ne potrà mangiare. Così pure quello che gli è nato in casa, questi potranno mangiare il suo pane. La figlia di un sacerdote sposata fuori dall'ambiente sacerdotale non mangerà le cose sante offerte per elevazione. Ma se la figlia di un sacerdote è vedova o ripudiata senza figli, se torna a stare da suo padre come quando era giovane, potrà mangiare il pane del padre, ma nessun estraneo ne mangerà. Se uno mangia per sbaglio una cosa santa, darà al sacerdote il valore della cosa santa, aggiungendovi un quinto. I sacerdoti non profaneranno dunque le cose sante che i figli di Israele offrono per elevazione al Signore. Non permetteranno che essi mangino le loro cose sante per non farle incorrere in una ammenda. Io sono il Signore che li santifico. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ad Aarone, ai suoi figli e a tutti i figli di Israele e di loro
chiunque sia della casa di Israele, ossia straniero in Israele, presente in olocausto al Signore un'offerta per qualche voto o per qualche dono volontario, per essere gradito, dovrà offrire un maschio senza difetto scelto fra i buoi, fra le pecore e le capre. Non offrirete nulla che abbia qualche difetto, perché non sarebbe gradito. Quando uno offrirà al Signore un sacrificio di riconoscenza di buoi o di pecore, sia per sciogliere un voto, sia come offerta volontaria, la vittima per essere gradita dovrà essere perfetta, non dovrà avere difetti. Non offrirete al Signore una vittima che sia cieca o storpia o mutilata o che abbia delle ulcere o la rogna o la scabbia, e non ne farete sull'altare un sacrificio mediante il fuoco al Signore. Potrai presentare come offerta volontaria un bue o una pecora che abbia un membro troppo lungo o troppo corto, ma come offerta per un voto non sarebbe gradita. Non offrirete al Signore un animale che abbia i testicoli ammaccati o schiacciati o strappati o tagliati. Non lo farete nel vostro paese. Non accetterete dallo straniero nessuna di queste vittime per offrirla come pane del vostro Dio, siccome sono mutilate, difettose, non sarebbero gradite per il vostro bene. Il Signore disse ancora a Mosè: quando sarà nato un vitello, un agnello, un capretto, starà 7 giorni sotto la madre, dall'ottavo giorno in poi sarà gradito come sacrificio consumato dal fuoco per il Signore. Non scannerete in uno stesso giorno una vacca o una pecora e il suo piccolo. Quando offrirete al Signore un sacrificio di ringraziamento, lo offrirete in modo da essere graditi. La vittima sarà mangiata il giorno stesso, non le lascerete nulla fino al mattino, io sono il Signore. Osserverete dunque i miei comandamenti e li metterete in pratica, io sono il Signore, non profanerete il mio santo nome affinché io sia santificato in mezzo ai figli di Israele. Io sono il Signore, io vi santifico, io vi ho fatti uscire dal paese d'Egitto per essere vostro Dio, io sono il Signore. Quindi ora noi vogliamo leggere anche Levitico capitolo 23, dice la parola del Signore. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ai figli di Israele di loro, ecco che le solennità del Signore che voi celebrerete come sante convocazioni, le mie solennità sono queste. Per 6 giorni si attenderà al lavoro, ma il 7° giorno è il sabato, giorno di completo riposo e di santa convocazione. Non farete in esso nessun lavoro, è un riposo consacrato al Signore in tutti i luoghi dove abiterete. Queste sono le solennità del Signore, le sante convocazioni che proclamerete ai tempi stabiliti. Il primo mese, il 14° giorno del mese, sull'imbrunire sarà la Pasqua del Signore. Il 15° giorno dello stesso mese sarà la festa dei pani azimi in onore del Signore. Per 7 giorni mangerete pani senza lievito. Il 1° giorno avrete una santa convocazione, non farete in esso nessun lavoro ordinario. Per 7 giorni offrirete al Signore dei sacrifici consumati dal fuoco. Il 7° giorno si avrà una santa convocazione, non farete nessun lavoro ordinario. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ai figli di Israele e di loro, quando sarete entrati nel paese che io vi do e ne mietterete la raccolta, porterete al sacerdote un fascio di spighe come primizia della vostra raccolta. Il sacerdote agiterà il fascio di spighe davanti al Signore perché sia gradito per il vostro bene, l'agiterà il giorno dopo il sabato. Il giorno che agiterete il fascio di spighe offrirete un agnello di un anno che sia senza difetto come olocausto al Signore. L'oblazione che l'accompagna sarà di 2/10 di efa di fior di farina, intrisa d'olio come sacrificio consumato dal fuoco, di profumo soave per il Signore. La libazione sarà di 1/4 di hin di vino. Non mangerete pane né grano arrostito né spighe fresche fino a quel giorno, fino a che
abbiate portato l'offerta al vostro Dio. È una legge perenne di generazione in generazione in tutti i luoghi dove abiterete. Dall'indomani del sabato, dal giorno che avrete portato l'offerta agitata del fascio di spighe, conterete 7 settimane intere. Conterete 50 giorni fino all'indomani del settimo sabato e offrirete al Signore una nuova oblazione. Porterete dai luoghi dove abiterete 2 pani per un'offerta agitata, i quali saranno di 2 decimi di un effa di fior di farina e cotti con lievito. Sono le primizie offerte al Signore. Con quei pani offrirete 7 agnelli dell'anno senza difetto, un toro e 2 montoni che saranno un olocausto al Signore. Insieme alla loro oblazione e alle loro libazioni sarà un sacrificio consumato dal fuoco di profumo soave per il Signore. E offrirete un capro come sacrificio per il peccato e 2 agnelli dell'anno come sacrificio di riconoscenza. Il sacerdote offrirà gli agnelli con il pane delle primizie, come l'offerta agitata davanti al Signore. Tanto i pani quanto i 2 agnelli consacrati al Signore apparteranno al sacerdote. In quel medesimo giorno proclamerete la festa e avrete una santa convocazione. Non farete nessun lavoro ordinario, è una legge perenne di generazione in generazione in tutti i luoghi dove abiterete. Quando mieterete la raccolta della vostra terra, non mieterai fino ai margini del tuo campo e non raccoglierai ciò che resta da spigolare della tua raccolta. Lo lascerai per il povero e per lo straniero. Io sono il Signore vostro Dio. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ai figli di Israele e di loro: il 7° mese, il 1° giorno del mese, avrete un riposo solenne che sarà ricordato con il suono della tromba, una santa convocazione. Non farete nessun lavoro ordinario e offrirete al Signore dei sacrifici consumati dal fuoco. Il Signore disse ancora a Mosè: il 10° giorno di questo 7° mese sarà il giorno dell'espiazione. Avrete una santa convocazione e vi umilierete e offrirete al Signore dei sacrifici consumati dal fuoco. In quel giorno non farete nessun lavoro, poiché è un giorno di espiazione destinato a fare espiazione per voi davanti al Signore che è il vostro Dio. Poiché ogni persona che non si umilierà in quel giorno sarà tolta via dalla sua gente. Ogni persona che farà in quel giorno un lavoro qualsiasi, io la distruggerò dal mezzo del suo popolo. Non farete nessun lavoro, una legge perenne di generazione in generazione in tutti i luoghi dove abiterete. Sarà per voi un sabato, giorno di completo riposo, e vi umilierete il vostro giorno del mese dalla sera alla sera seguente. Celebrerete il vostro Dio. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ai figli di Israele, di loro: il 15° giorno di questo mese sarà la festa delle capanne, durerà 7 giorni in onore del Signore. Il 1° giorno vi sarà una santa convocazione, non farete nessun lavoro ordinario. Per 7 giorni offrirete al Signore dei sacrifici consumati dal fuoco. L'8° giorno avrete una santa convocazione, offrirete al Signore dei sacrifici consumati dal fuoco. È giorno di solenne assemblea, non farete nessun lavoro ordinario. Queste sono le solennità del Signore che vi proclamerete come sante convocazioni, perché si offrono al Signore sacrifici consumati dal fuoco, olocausti e oblazioni, vittime e libazioni, ogni cosa al giorno stabilito, oltre ai sabati del Signore, oltre ai vostri doni, oltre a tutti i vostri voti e a tutte le vostre offerte volontarie che presenterete al Signore. Il 15° giorno del 7° mese, quando avrete raccolto i frutti della terra, celebrerete una festa per 7 giorni. Il 1° giorno sarà completo riposo e l'8° di completo riposo. Il 1° giorno coglierete dagli alberi dei frutti del bell'aspetto, dei rami di palma, rami di mortella e rami di salici di torrente.
e vi rallegrerete davanti al Signore Dio vostro per 7 giorni. Celebrerete questa festa in onore del Signore per 7 giorni ogni anno. È una legge perenne, di generazione in generazione. La celebrerete il 7° mese. Abiterete in capanne per 7 giorni. Tutti quelli che abiteranno, nativi di Israele, abiteranno in capanne, affinché i vostri discendenti sappiano che io feci abitare in capanne i figli di Israele quando li feci uscire dal paese d'Egitto. Io sono il Signore, il vostro Dio. Così Mosè diede ai figli di Israele le istruzioni relative alle solennità del Signore. Parola del Signore. Leggi ancora questa parola, riascolta ancora questa trasmissione. Qui capitolo 23 parla delle feste dell'Antico Testamento, feste che Dio aveva dato al suo popolo. Ci sono tanti insegnamenti per la nostra vita che possiamo applicare nel nostro cuore. Come sapete, questa è la trasmissione di Leggiamo la Bibbia insieme tutti i giorni, dal mezzogiorno, da lunedì a venerdì. Siamo qui per leggere la parola di Dio. Un forte abbraccio, un santo bacio del mio cuore al tuo cuore e che tu possa continuare sempre qui a leggere la parola del Signore. Dio ti benedica.